Salve a tutti amici cinefili, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Fuori Casa Cose Appena Viste. Sono qui al Sisto, purtroppo senza Silvio, che saluto e che abbraccio. Impegni familiari lo hanno trattenuto, non è potuto venire qui al Sisto a vedere oggi venerdì, un giorno dall'uscita, l'ultima fatica del maestro Clint Eastwood. Ore 15:17, Attacco al treno, da non confondere con L'uomo sul treno. Sono due film assolutamente diversi. Ennesimo grande, magnifico film del maestro Clint Eastwood, ennesima gemma della sua filmografia che è veramente sconfinata e che ci regala sempre grandissime sorprese, grandissime soddisfazioni, gratificazioni. Un film che va interpretato con grandissima cura e attenzione, perché si rischiano secondo me pericolose e semplificazioni, perché è un'opera complessa nella sua semplicità, è un'opera articolata nella sua linearità, è un'opera piena di chiaroscuri nella sua luminosità. Eastwood è un maestro di tutto questo. Eastwood è un cineasta di assoluto valore, al quale ho dedicato video di tutti i generi, non solo quando siamo venuti a vedere qui i film. L'ultimo è stato Sully, che ci ha rapito e conquistato e che ho inserito nella lista dei migliori film di due anni fa, ma anche a Eastwood ho dedicato approfondimenti sia come attore che come regista, quindi trovate sul mio canale tutto quello che vi serve per capire cosa penso io di Clint Eastwood e quanto io lo consideri fondamentale nella storia del cinema, soprattutto nella storia di questi ultimi 40 anni praticamente, perché questo cineasta non si è fermato mai, ha ormai raggiunto la veneranda età di 87 anni, il prossimo 31 maggio ne compirà 88, ma ancora non si ferma, ancora è inarrestabile con i suoi progetti sempre interessanti, anche quando magari risultano meno riusciti. Non è secondo me questo il caso. Questo film, Attacco al treno, in originale si intitola in modo ancora più scarno e cronachistico, essenziale e proprio quasi lapidario, quasi scostante per uno spettatore che cerca qualcosa di accattivante, perché il titolo originale è Ore 15:17 Tu Paris, cioè dal nome del treno, e già il titolo è un titolo molto western, perché richiama il 3:10 to Yuma, che è il titolo originale del famoso western di Elmer Davis, Quel treno per Yuma, e non è peregrina questa riflessione, non è peregrino questo accostamento tra il western di Elmer Davis e questo film di Clint Eastwood, che non è un western perché è ambientato nel 2015 e, come credo sappiate tutti, parla di un evento realmente accaduto. Ormai Clint Eastwood ci ha abituato a questo, lo sta facendo ormai da diversi anni. Sta ripercorrendo, descrivendo, analizzando, traendo spunto dalla storia più recente, dalla cronaca si può dire quasi. Jersey Boys, American Sniper, Sully sono tutti film che riguardano episodi fondamentali più o meno importanti, più o meno cruciali degli ultimi anni, e soprattutto gli ultimi film di Clint Eastwood hanno molto a che vedere con l'eroismo, molto a che vedere con il senso di responsabilità e di sacrificio e di legati un po' al fare il proprio dovere, a fare il proprio dovere anche in circostanze meno semplici, a lavorare bene con le mani. Il cinema di Eastwood è quanto mai in questo periodo agito, pieno di azioni, di cose da fare, di farle bene il proprio lavoro. Questo film è particolare, si inserisce sempre in questo solco perché ripropone un episodio del 2015, cioè l'episodio che vide protagonisti tre giovanottoni americani simpaticissimi, dagli occhi molto innocenti, puri anche se vogliamo, un po' ingenui, un po' sempliciotti, un po' come, insomma, sono ragazzi che sarà bello scoprire, ecco. Abbandonatevi al modo in cui Eastwood li tratteggia, perché c'è molto da dire sull'approccio alla scrittura di questi tre personaggi che sono ancora vivi, anzi, poi diremo la cosa più importante di questa prima parte di analisi. Dicevo, questi personaggi sul treno che collegava Amsterdam a Parigi sventarono una sorta di attentato terroristico, immobilizzando il ragazzo marocchino che aveva praticamente nello zaino un vero e proprio bagaglio di munizioni con le quali avrebbe potuto sterminare centinaia di persone, 300 munizioni. Questi tre giovanottoni, questi tre ragazzi hanno agito
hanno agito spinti da quella sorta di slancio vitale e slancio altruistico che li ha sempre contraddistinti. Il film è molto molto essenziale, sono 96 minuti, ma 96 minuti di puro cinema in cui Clint Eastwood ripercorre anche un po' la loro vita, partendo dagli anni della scuola media, mostrando tante cose interessanti sul fatto che anche sul loro percorso di crescita, sulla comunità cristiana e sulla comunità familiare nella quale sono cresciuti, nella quale poi questi ragazzi si sono anche incontrati. E dicevo, prima cosa fondamentale da dire, così sorriamo subito all'argomento, che Clint Eastwood, 87 anni, signori, questo maestro della storia del cinema, sceglie per interpretare i tre ragazzi, chi sceglie? Tre attori sconosciuti. Questa era l'idea originale, scegliere tre attori sconosciuti per interpretare tre ragazzi normali, tre attori normali per interpretare tre ragazzi normali. E allora a questo punto a Eastwood viene l'idea geniale, cioè, ma perché non scegliere i tre ragazzi veri, visto che dobbiamo rappresentare la normalità, visto che l'intento era quello di mettere in scena l'autenticità di quei volti e di quelle istanze, di quegli sguardi, di quegli slanci, di quelle movenze. La scelta ovviamente di ricorrere a attori non professionisti era comunque una scelta artificiosa, avrebbe comunque portato forse qualcosa di più scontato e banale. Allora Eastwood dice no, puntiamo sulla normalità di queste persone che reciteranno in modo normale e quindi magari anche impacciato. Io sono curioso di rivedere questo film anche in lingua originale per vedere poi la vera resa attoriale di questi ragazzi, ma non mi interessa. Cioè, non, l'idea del film è che queste persone non devono essere attori, devono essere qualcosa di diverso dal semplice attore. A fare di questo film un film è la regia, la messa in scena calibratissima, studiatissima, è il ritmo di una lineare precisione e di una certa concitazione, di una certa rapidità nel raccontare le cose cruciali di questa vicenda, che sembrano banali ma sono cruciali, come un po' la loro vita, che sembra banale ma è cruciale, come un po' la loro interpretazione, che sembrerà banale e troppo spontanea, troppo poco raffinata, ma in realtà la crucialità della loro interpretazione sta nella autenticità del loro corpo attoriale, che la macchina da presa sa utilizzare al meglio per descrivere, ricostruire quell'episodio e dare un significato ulteriore a quell'episodio, perché il film, per quanto sembri una cronaca, in realtà non è una cronaca. E anche la parte finale in cui troviamo la ricostruzione delle onorificenze che il Presidente della Repubblica Francese ha concesso, la Legion d'Onore, a questi tre ragazzi. Ci sono praticamente sia riprese ricostruite sia riprese reali. In realtà Eastwood capisce, ha l'intelligenza di capire che mettere in un film quel discorso che contiene quei concetti che sono legati a come possiamo noi oggi reagire a questo tempo di crisi significa dare una sorta di immortalità a quelle parole, che diventano ora arte e diventano ora contenuto di un'opera e non semplicemente parole perse nel fiume della cronaca. E quindi il buon Eastwood le ha prese e le ha messe a suggello e a come suggello e anche come chiave di lettura, se vogliamo, di una sua riflessione personale, autoriale, magistrale su un episodio dell'altro ieri. Praticamente siamo nel 2018, questa cosa è avvenuta pochi giorni fa. E come si risponde a questa crisi che stiamo vivendo, in cui la paura, il terrorismo, la minaccia sono sempre dietro l'angolo? Dandoci da fare, non rassegnandoci, facendo la cosa giusta al momento giusto. E la cosa giusta è sacrificarsi. La cosa giusta è quella che fa Clint Eastwood in Gran Torino. Quindi Clint Eastwood da 10 anni sta portando avanti questa riflessione, forse anche di più. È darsi da fare, è sacrificarsi, è fare il bene, è ricambiare dove c'è la minaccia, portare la speranza, e quando si è perdonati, sapere che il perdono è più importante della violenza, è più importante della forza, è più importante del colpo inferto ingiustamente. Il perdono, il sacrificio, il fare la cosa giusta. Quindi
questa, diciamo così, è una prima riflessione che mi viene da fare. La seconda riflessione che mi viene da fare riguarda il montaggio del film, perché Eastwood, diciamo, parte con il presente del 2015, quindi il marocchino che sta salendo sul treno, ci presenta i tre protagonisti che stanno anche loro preparandosi al viaggio da Amsterdam a Parigi, in un modo abbastanza, se vogliamo, spiazzante, perché non siamo abituati a vedere i personaggi di Eastwood che parlano direttamente alla macchina da presa e si presentano. Qui avviene con Anthony, il ragazzo nero, perché questo trittico, questo trist di ragazzi di californiani sono un po' diversi da di loro, perché due hanno intrapreso la carriera militare, uno è rimasto un civile, due sono bianco e uno è nero, ma queste differenze non intaccano minimamente il loro rapporto di amicizia, che è molto autentico, è vissuto con incredibile anche fervore e con incredibile autenticità, sì, sincerità, da questi ragazzi che sono amici dai tempi della scuola media. Quindi non siamo abituati a questo incipit all'interno della filmografia eastwoodiana. Poi si parte appunto con i flashback, con la ricostruzione delle loro vite. Ma no! E quindi Eastwood cosa fa? Sceglie l'impostazione ormai moderna del biopic di oggi, cioè quella del singolo episodio, come ha fatto per Sully, e lui ha battuto la strada vincente nei biopic, ma come fa anche Eastwood, come ha fatto Eastwood, lo fa anche Spielberg con Lincoln e con The Post, quindi non c'è più la pretesa di ricostruire in modo pedisseguo l'intera esistenza. Inserisce dei flashback, inserisce delle scene di vita di questi ragazzi fin da quando erano bambini, poi quando si sono arruolati, poi quando diciamo così hanno intrapreso le loro strade e sono rimasti comunque amici. Due di loro appunto hanno intrapreso la carriera militare, uno è andato addirittura in Afghanistan, e dietro quella che sembra una successione di eventi di un'assoluta, alcuni lo diranno sicuramente, noia, alcuni lo diranno, sono sicuro al 100%, già ho letto qualche mezza recensione che mi ha fatto storcere il naso, noia, banalità, addirittura si arriva alla parte turistica coi selfie a Iosa. Ebbene, dietro ogni parola scelta da Eastwood, dietro ogni taglio di montaggio, dietro... Sto enfatizzando, forse ho esagerato, il film lo vorrò sicuramente rivedere, sicuramente mi dà l'impressione di essere un film più imperfetto di Sully, ecco, la prima sensazione è questa, però lo voglio rivedere, ma dietro questa sensazione che comunque esiste in me, l'altra parte di me, l'altra voglia di analizzare il film andando al di là della semplice impressione, mi dice, anzi mi fa capire che moltissime delle cose che ho visto riguardavano questo. Volontà di Eastwood di dirci due cose importanti, cioè di riflettere su una cosa importante senza trovare una risposta, però, e questo mi ha affascinato e per questo il film è eccezionale, cioè la volontà di riflettere su tutti gli eventi che hanno portato quei tre ragazzi su quel treno in quel momento a fare quella cosa, le motivazioni familiari, esistenziali, ideologiche, morali, etiche, caratteriali, non lo sa neanche Eastwood quali sono queste motivazioni, forse è tutto e forse è niente, forse è il caso, forse è il destino, forse è un progetto superiore che li ha messi su quel treno, forse è una semplice catena, è una semplice sequenza di coincidenze, non lo sa neanche lui, è questa la bellezza di questo film, che può essere metafisico, religioso e spirituale, ma allo stesso tempo può essere anche, diciamo così, capace di ancorarsi ad una casualità anche, diciamo così, che lascia anche un po' solo l'uomo, lo lascia interdetto, perché fa capire come sia affidata la vita al caso, appunto a un filo, e come però cose come quelle accadute su quel treno possono servire da esempio per altre persone, e quindi se si abbraccia la seconda ipotesi, cioè sarà tutta una grande coincidenza, allora il lavoro dell'esempio è più importante, allora il raccontare queste storie diventa importante, il farne una leggenda diventa ancora più importante, perché altre persone in quelle stesse circostanze possono fare la stessa cosa, perché troveranno nell'esempio da imitare una motivazione per fare in modo che la casualità si ripeta sempre di più. Non sappiamo, Eastwood non ci dà una risposta, e non ce la dà dimostrando una grande maturità e una grande laicità. E questo è un aspetto importante. Altro aspetto importante, la retorica.
la retorica, il militarismo, i valori di destra. Eastwood è di destra, è un conservatore, ma non è, ma lui ci sta dicendo da anni ormai che come esistono nei progressisti tante diversità, esistono anche tra i conservatori tante diversità. Non so, cioè, non tutti quelli che partono per la guerra sono guerrafondai, non sono tutti bifolchi redneck che vogliono uccidere. C'è anche chi è mosso da qualcosa di più autentico, c'è anche chi è mosso dalla voglia di aiutare il prossimo, c'è anche da chi è mosso da una fede in dei principi più alti. Eastwood traccia questi quadri e fa queste riflessioni, si sofferma su questi aspetti con la autenticità e la sincerità di una persona che è la prima, lei a credere, lui è per il primo a credere in quei valori che possono anche costituire l'ossatura più sana dell'America e l'ossatura più sana dell'umanità, se non vengono estremizzati, se non si trasformano in qualcos'altro. Quindi lui ci tiene a dimostrare come gli esseri umani siano diversi e che un'ideologia o un partito di appartenenza non siano diciamo così lo specchio delle diversità, lo specchio delle non siano lo specchio della di come funziona tutta l'umanità, perché l'umanità è diversa, è diversificata, l'individualismo, la diversità di ogni individuo, Eastwood l'ha sempre rappresentata con grande diciamo così, attenzione, sensibilità, con grande sensibilità. Eastwood non si fida delle tabelle, questo l'ha detto anche in Sully, lui non si fida delle tabelle, degli algoritmi, delle categorizzazioni, e quindi guarda con sospetto anche quelle istituzioni che cercano di dimostrare che due di questi tre ragazzi protagonisti, i due bianchi per essere precisi, sono in realtà affetti da deficit di attenzione, quindi hanno dei problemi, perché rientrano nella tabella. Eastwood è scettico nei confronti di tutte queste di questi artefatti della società, del potere, delle istituzioni. Più importante è l'uomo nella sua specificità e nella sua unicità, e quindi questo è un ulteriore tassello, è un ulteriore spunto di riflessione, come in modo autentico ogni singolo individuo viva i valori in cui si rispecchia maggiormente e interpreti quei valori nella quotidianità e li metta in pratica nel momento necessario. E voglio dire, non è banale, non è manicheo, non è retorico tutto questo, che poi se ci vogliamo vedere quel filo di retorica positiva, nel senso di fede che deve guidare l'uomo a fare la cosa giusta al momento giusto, cioè fare la cosa giusta al momento giusto, se alla motivazione di questa scelta c'è una fede in qualcosa di superiore, va bene, ogni singolo individuo poi si cerca le sue risposte e cerca le sue motivazioni per fare la cosa giusta al momento giusto. Altra riflessione quindi è quella legata all'eroismo. Molti cercano di trovare un corrispettivo nella filmografia di Eastwood di questo film. È difficile perché Eastwood riscrive un po' le regole del biopic, riscrive le regole del film anche di cronaca, del thriller anche, sia per questa struttura molto particolare in cui delle scene inutili sembrano succedersi, in realtà queste scene sono utili a capire il progetto finale dell'atto, del gesto, della scelta e della responsabilità, anche il fatto di farsi selfie, anche il fatto di essere ossessionato dal postare le foto su Facebook è importante ai fini del film, perché la motivazione più banale di cercare la wifi che funzioni per postare le foto può portare la persona giusta nel posto giusto per fare il suo gesto che salva altre vite. Quindi Eastwood fotografa la banalità nel modo più autentico possibile, nel modo più chiaro possibile, perché le grandi cose, le grandi azioni si basano e hanno come possono avere come motivazioni le cose più banali e stupide possibili. Dietro questa banalità e dentro questa banalità, che è quella della vita quotidiana, si possono nascondere dei barlumi di riflessione grazie ai quali l'uomo riesce a dare un senso anche alla vita. Quella banalità che ci parla di come sono fatti gli esseri umani, quindi non è noiosa da vedere, non è noiosa da rappresentare, se ci fa capire
perché la vita merita di essere vissuta e come si forma poi un orizzonte morale di un essere umano. E quindi, ripeto, è difficile trovare in altre opere di Eastwood dei corrispettivi precisi di questo nuovo discorso che Eastwood sta facendo. Detto questo, quando ho visto il film, mentre lo stavo vedendo, ho pensato a Flags of Our Father, Le bandiere dei nostri padri, film ormai di 10 anni fa, forse anche di più, il dittico famoso Flags of Our Fathers e Lettere da Iwo Jima. Anche quel film parlava di giovani, questa volta durante la Seconda Guerra Mondiale, che avevano fatto quel gesto apparentemente semplice, cioè avevano issato la bandiera statunitense sul Monte Furibashi a Iwo Jima, e quel gesto, immortalato da una fotografia, ispirò tantissime altre persone, ispirò tantissime altri giovani, e grazie a quel gesto si capì che forse la guerra la si poteva vincere. Quindi fu un gesto in realtà semplice, nato da una condizione militare non facile, che però grazie a quale la guerra fu vinta, credendo che la si stesse già vincendo, quando non era certo che la si sarebbe vinta. Non so se mi sono spiegato bene. Bene, qui io ho visto un discorso opposto rispetto a quello, opposto, a dimostrazione di come Eastwood sia sempre lì a interrogare se stesso e a interrogare le sue convinzioni, alla faticosa ricerca di un senso, lui per primo. Cioè, se lì in Flags of Our Fathers c'era poi la decostruzione dell'eroismo e c'era la volontà di Eastwood di mostrare quanto fossero normali in realtà quei giovani e non fossero degli esseri straordinari, e quanta menzogna c'era dietro quella foto, molto artefatta, ad hoc e manipolata dagli organi di governo per appunto far credere delle cose che non erano vere al 100% e ispirare gli americani e spronarli a partecipare allo sforzo bellico con più convinzione. Qui c'è il contrario, qui c'è la volontà di dimostrare quanto sia quanta verità si nasconda dietro il gesto eroico. Questa verità è quella di una adesione spontanea e non problematica a delle convinzioni di un ambiente vissuto non in modo patologico, sebbene tra un occhio esterno quell'ambiente sembri tale. Cioè, questi, parliamoci chiaro, sono vissuti in un ambiente abbastanza difficile, perché la scuola cristiana bacchettona li rimproverava in continuazione. L'ambiente militare per uno dei tre fu particolarmente difficile, perché lui voleva fare delle cose e invece gli dicevano di non essere in grado di fare quelle. Sono abbastanza ingenuotti, sono abbastanza sempliciotti, sono abbastanza quello che vi pare a voi, che ci vedrete voi, ma il gesto che hanno compiuto non nasconde alcuna menzogna, cioè è autentico. Eastwood ci sta dicendo che in quella guerra, in cui forse era più chiara la differenza fra bene e male, forse, non lo so neanch'io, ipotizzo, estremizzo e semplifico per far capire quello che voglio dire, c'era la necessità di alterare la verità di un momento per tratteggiare un tipo di eroismo di cui il paese aveva bisogno. Qui c'è la volontà di andare a vedere cosa si nasconde dietro un gesto eroico, dimostrando che tutti possiamo essere eroi, perché se non fosse così, la guerra contro questo tipo di minaccia sarebbe già persa. Cioè, la crisi si può vincere solo se tutti ci sentiamo coinvolti, solo se tutti capiamo che in ogni momento ci possiamo trovare di fronte a delle scelte e dobbiamo fare quella giusta. Questo è secondo me un po' il discorso che vuole portare avanti Eastwood. Cioè, non vuole più mostrare l'eroe qui e l'umanità qui, che deve cercare di alimentare e di spalleggiare quegli eroi, ma adesso vuole mostrare l'umanità e gli eroi tutti insieme, perché tutta l'umanità può essere eroica. Diciamo, adesso è cambiata la prospettiva, è cambiata la dimensione che Eastwood vuole analizzare, cioè quella della contemporaneità in cui lo sforzo va condiviso e in cui la crisi può essere combattuta
da tutti con i gesti più semplici che ognuno di noi può fare. E ognuno di noi significa ognuno di noi. Ognuno di noi nella sua individualità e diversità, con grande scetticismo verso istituzioni, ideologie precostituite e anche, diciamo così, anche uomini anche di potere, che non riescono a comprendere bene, anzi, sono spesso e volentieri, come ci ha fatto vedere Insalli, pronti anche a disconoscere o faticano a riconoscere determinati gesti e determinate verità. Ultima questione che voglio affrontare è quella dell'assenza della retorica becera, del manicheismo. La presenza del marocchino viene fotografata senza nessuna condanna di quel tipo di popolo, di quel tipo di razza, di quel tipo di ideologia. È tutto molto asciutto, è asciutto il cinema di Eastwood, è classico nel senso più autentico e nel senso più vero del termine. E poi c'è questa riflessione sulla guerra. Arrivano a Berlino i nostri tre caballeros, stanno facendo un giro turistico. Questa scena la devo raccontare perché, vabbè, penso che passerà nella sua essenzialità alla storia. E si parla di Hitler, della Berlino liberata dai sovietici e della battuta molto sferzante nei confronti degli americani: non potete pretendere sempre voi americani di essere quelli che sconfiggono il male. Ecco, Eastwood è in questo senso non è retorico, nel senso, anche quando inquadra le bandiere statunitensi, nel senso che non vuole dire che solo gli americani devono e possono combattere il male e vincono, ma che ognuno di noi può farlo, ognuno di noi può combattere il male e vincerlo facendo la cosa giusta al momento giusto, perché di questo l'umanità ha bisogno, di questo tipo di eroismo ha bisogno. Beh, il film secondo me è complesso. Io non mi fido, non voglio prestare fiducia e credito a coloro che lo stroncheranno avendolo visto una sola volta, perché questo film l'ho visto più volte. L'ho visto più volte perché sono sicuro che adesso, quando lo rivedrò, ma io già lo sapevo che cosa avrei dovuto aspettare, quindi già la mia visione in realtà era molto preparata, che le cose che sembrano stupide e che si vedono nel film acquisteranno un maggiore senso alla luce poi del discorso finale. Quindi il finale dà più senso a quello che avete visto. Secondo me è così, è una mia idea. Ripeto, non mi voglio sbilanciare, non voglio dire che questo è l'Eastwood migliore, cioè per Sully mi veniva più spontaneo, ma qui già l'idea, cioè mentre in Sully c'era un grande attore che interpretava una persona normale, qui ci sono tre uomini che rifanno se stessi. Già questa idea è un'idea di grandissimo cinema, che già per questo motivo Eastwood, 87 anni, mangia in testa a tutti gli altri, a molti degli altri registi in circolazione. Grande idea di cinema, grande riflessione sui corpi, sulle espressioni, sui volti, sui gesti di queste persone, sul modo anche di camminare, di pensare, di osservare, di rapportarsi agli altri, al mondo. Dal punto di vista formale non c'è nessun difetto, montaggio di una precisione assoluta. Non capisco quelli che hanno detto che Eastwood è distratto. Eastwood dà un senso a tutte le sue inquadrature in una maniera incredibile, non si perde in chiacchiere, in orpelli. Anche l'Europa turistica ne ho vista pochissima, una scena per città, una scena a Roma, una scena a Venezia, una scena a Berlino, una scena ad Amsterdam, quindi non si perde in chiacchiere. Lavora con una pulizia ed una mano fermissima, il film vola praticamente, e ripeto, ogni dialogo acquista un senso particolare, ogni dialogo acquista un senso particolare nella sua banalità. Eastwood non dà risposte, Eastwood pone solamente grandissime domande. L'unica risposta che dà, non la dà da lui, ma la dà un politico una volta, e peraltro non è presidente degli Stati Uniti, ma è presidente francese, quindi altro esempio, quindi i sovietici, i francesi, assenti ma presenti nel film, ci dà la risposta. In questo tempo di crisi tutti ci dobbiamo dare da fare, tutti, nessuno escluso. Ogni essere umano, qualsiasi sia la sua ideologia, la sua convinzione, la sua fede o le sue certezze, qualunque siano le sue certezze, deve darsi da fare. La passività e il voltare le spalle alla crisi è il modo più facile per far vincere il terrorismo, la paura, la minaccia, il male. Eastwood questo tipo di discorso vuole fare, lo sta facendo secondo me egregiamente, e il suo cinema ci regala sempre grandi, grandi spunti di riflessione. Scusate la voce che è calata, ma il raffreddore mi è venuto a fare compagnia.
Questo è quello che io avevo pensato, ho pensato vedendo 15-17 Attacco al treno, ultimo film di Clint Eastwood che è uscito ieri, e vi invito ad andare a vederlo assolutamente, perché è un grande film che merita grandissima attenzione. Che altro dire? Che sto andando a vedere Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che finalmente è arrivato in provincia di Frosinone. Sto andando all'Arci, quindi mi sposto, assisto a un'altra sala del circuito Arci per vedere Tre manifesti a Ebbing, Missouri, di cui farò la recensione da casa, perché lì non c'è un luogo da cui dove fare, insomma, delle riprese. Quindi aspettatevi anche nei prossimi giorni, nelle prossime ore, la video recensione di Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Finalmente sono andato a vederlo. Ci sarà la diretta, credo, nel fine settimana, penso domenica mattina. Mi auguro domenica mattina. E mettete mi piace se vi è piaciuto il video, condividetelo, ditemi cosa pensate voi di questo film, cosa pensate di Clint Eastwood, cosa pensate di questa analisi. Cerchiamo di parlare di Clint Eastwood in modo serio, perché questo regista se lo merita, come se lo merita Woody Allen, così anche Clint Eastwood, 87 anni, non li dimostra, almeno dal punto di vista creativo e artistico. Ho veramente detto tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale, e come direbbe anche Clint Eastwood, non dimenticate la cosa più importante, cioè pedinatemi.